Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: chi non ricorda la bellissima coppia composta dalla splendida Giorgia Surina e dall'attore Nicolas Vaporidis. I due si sono sposati nel 2012 nell'isola greca di Mykonos e hanno divorziato nel 2014, ma come mai si sono lasciati dopo appena 2 anni dal fatidico sì? I due personaggi famosi sono stati sposati per circa 2 anni e poi si sono separati. Scopriamo perché si sono detti addio dopo poco tempo. Giorgia Surina e Nicolas Vaporidis, quando si sono incontrati per la prima volta, il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine, anche se ben presto la storia è giunta al termine. Ecco i veri motivi che li hanno allontanati definitivamente. Giorgia Surina, perché è finita con Nicolas Vaporidis. Nicolas è sempre stato un attore attraente e di grande successo, sia sul set che nella vita privata. Si è accompagnato a molte donne belle e famose, tra le quali c'è l'attrice Cristiana Capotondi, con cui ha avuto una relazione ufficiale dal 2006 al 2007 dopo aver recitato fianco a fianco nei film Notte prima degli esami e Come tu mi vuoi. Dopo la rottura con la sua collega ha incontrato un'altra artista che gli ha fatto perdere la testa, Ilaria Spada, conosciuta durante le riprese della pellicola Questa notte è ancora nostra. Oggi lei è felicemente sposata con il famoso attore Kim Rossi Stewart, celebre volto di tanti film di successo e della famosa fiction fantasy di Canale 5 Fantagiro. Dopo queste relazioni, Nicolas ha incontrato la bellissima Giorgia Surina e nel settembre del 2012 l'attrice nonché speaker radiofonica e l'attore si sono sposati con rito civile a Milano e successivamente in Grecia, a Mykonos. Dopo soli 2 anni dal giorno delle nozze però si sono detti addio. Scopriamo cosa ha portato la coppia a separarsi definitivamente e a prendere così 2 strade diverse. I veri motivi dell'addio. A quanto pare i due artisti si sono lasciati perché tra loro è finito il sentimento che li aveva uniti, ma non ci sono stati tradimenti o retroscena dolorosi, se non quello della separazione stessa, che entrambi hanno vissuto con grande sofferenza. Una scelta difficile ma necessaria. Nicolas Vaporidis ha ammesso tempo fa, attraverso le risposte date ai suoi followers alle domande rivolte tramite le Instagram Stories, di non essere stato abbastanza maturo da portare avanti il matrimonio con Giorgia, e ha confessato di non essersi mai pentito di essere convolato a nozze con lei, sicuramente perché all'epoca del sì erano entrambi innamorati e molto felici. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.